Allora ringraziamo Marino Lembo per essere collegato con noi di Teleischia, il sindaco di Capri, in una giornata, in una mattinata, sono le 11:30 quando registriamo questa chiacchierata, la mattinata che ha visto la notizia del giorno, sindaco, c'è stata questa notizia che riguarda tre romani che sono stati all'interno di un gruppo in vacanza sull'isola di Capri, poi al rientro in capitale si è scoperto che tre di questo gruppo di otto erano positivi al coronavirus. Come avete preso la notizia? Come vi state organizzando? Ma diciamo che dalla ricostruzione che è stata fatta, che sta in corso, diciamo, la tracciabilità, sembrerebbe che sia un caso, sono dei casi che sono, diciamo, pervenuti da fuori. Qui non ci sono focolai in corso, sono ragazzi che evidentemente, perché la segnalazione è arrivata dall'ASL Roma 1, all'ASL Napoli 1, quindi è una situazione che è nata evidentemente sul territorio, è nata a Roma. Qui sono transitati, noi stiamo facendo, l'ASL sta facendo tutti i controlli di tracciabilità, nel senso che stanno verificando come si fa normalmente tutti i luoghi che hanno frequentato. Ma dalla prima impressione ci sembra che, che complessivamente non ci segnalano criticità, nel senso che qualche ristorante dove sono andato avevano i tavoli distanziati, avevano le mascherine, i camerini, abbastanza ben organizzato il sistema. Comunque non abbiamo riscontri di problemi sul territorio in questo momento. Logicamente l'ASA fa i suoi controlli, li sta facendo, Le posso chiedere quanto tempo fa questi ragazzi sarebbero stati a Capri? Sembra la scorsa sera, l'ultimo weekend. Nell'ultimo fine settimana? Tre giorni fa, per tre giorni hanno girato, certo. Sono state per tre giorni. Per tre giorni, quindi per quanto abbiano potuto girare, certo. Se hanno voluto fare anche un bagno, non è che hanno avuto la possibilità di frequentare troppi posti. Dovrebbe essere, piuttosto semplice ricostruire anche con, voglio dire, le prescrizioni regionali, con i nomi presi all'ingresso dei ristoranti, con tutte quelle... Certo, infatti ci stiamo, l'ASL si sta muovendo con la procedura, poiché è arrivata la scheda da parte di questi ragazzi di dove sono andati, stanno controllando i vari posti, ma per il momento non ci risultano criticità, Per quello che riguarda la sua proposta che riguarda l'utilizzo della mascherina anche negli orari più caldi della movida all'aperto, da questo punto di vista come sta andando? La cittadinanza sta recependo questa indicazione? Diciamo che l'ordinanza è concentrata dal venerdì alla domenica e in fascia orarie quasi serali, perché il problema principale è l'intasamento che sta avvenendo, penso, un po' dappertutto. Questa è un'ordinanza che è partita martedì scorso, proprio dopo le esperienze fatte negli ultimi fine settimana, dove c'è una concentrazione di persone lungo le strade molto elevata. Quindi noi abbiamo pensato che era opportuno abbassare il rischio immettendo in queste zone l'obbligo alla mascherina. Io penso che sia, anche se tante persone a prescindere se la mettono, devo dire la verità, io penso sia invece anche un gesto d'affetto che le persone devono fare nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti dell'isola che li ospita. Quindi è una nostra volontà precisa che abbiamo avuto prima anche di questa esperienza, anzi mi conferma di più che abbiamo fatto bene a fare questa ordinanza, che più abbassiamo il rischio meglio è, questo è il ragionamento che stiamo facendo. Non mi sembra che sia di eccezionale, concentrate in ore particolari per sostanzialmente 2 o 3 giorni alla settimana, fine settimana, per il resto del paese è libero, è solo concentrate per le strade del centro, perimetrate. Bisogna ricordare che l'isola di Capri, questa emergenza sanitaria da coronavirus, è come se l'avesse vista un po' da lontano, nel senso che l'isola non è stata coinvolta nei mesi passati, nei mesi più di espressione più acuta
della malattia. Questo però, sindaco, da un lato avrebbe potuto anche portarvi ad affrontare questo inizio di estate, l'inizio dell'estate circa un mesetto fa, un po' con l'attenzione un po' più bassa, no? Perché non avendo avuto tanti casi, praticamente mi sembra solamente uno sul territorio dell'isola nei mesi passati, alla fine sembrava quasi che l'emergenza non vi avesse toccato, no, che non fosse arrivata sull'isola. Ma guardi, per essere precisi, proprio il contrario di quello che sta dicendo, perché noi abbiamo fatto, siamo stati l'isola di Capri, ha sottoscritto un protocollo di intesa con Federalberghi e il Presidente della Giunta regionale, con tutte le misure che si devono prendere nelle strutture alberghiere e con l'ASL in caso di problemi. Abbiamo fatto tantissime riunioni con tutte le strutture, bar, ristoranti, eccetera, per gli adeguamenti in caso, diciamo, di come comportarsi. È il contrario. Se noi non abbiamo avuto casi è perché siamo stati rigidi e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per evitare che l'isola potesse in qualche maniera avere dei focolai sul posto. Quindi non è che noi siamo stati a guardare, è il contrario, noi ci siamo preparati a tutte le emergenze. E questa vicenda dimostrerà ancora una volta che praticamente l'isola, diciamo, nel sistema complessivamente regge bene, perché comunque, diciamo, abbiamo i ristoranti che hanno le procedure precise, registrano le persone, che hanno i distanziamenti, tutte le persone con le mascherine, il contrario, noi ci siamo molto preparati bene invece. No, ma io non dicevo che l'avevate ignorata, dicevo più che altro che l'epidemia vi aveva ignorati, che non fortunatamente e per la vostra bravura non eravate stati coinvolti. Non è vero, il problema è che non è che l'epidemia ci abbia ignorato. Noi abbiamo immediatamente, ad esempio l'11 marzo, prima dei provvedimenti nazionali, quando ho visto che Capri veniva giustamente ogni mattina, arrivavano 1000 lavoratori a lavorare a Capri perché stavano alla ripresa dell'attività turistica, che venivano senza regole in una situazione, diciamo, abbastanza delicata, noi abbiamo preso immediatamente dei provvedimenti, ho fatto un'ordinanza e l'11 marzo ho sgombrato tutta l'isola da tutti quelli che non erano residenti e che non erano sull'isola. Cioè io ho preso misure drastiche immediatamente, perché qui è difficile gestire la situazione. Quindi io penso che tutto quello che si sta facendo, anche in linea con tutti i provvedimenti che ha preso il Presidente della Giunta regionale, anzi lo ringraziamo perché ha fatto un grandissimo lavoro, quindi sono tutti i provvedimenti in linea, anzi qualcuno anche più rigido con i protocolli che sono indicati dal Presidente della Giunta regionale. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro, tanto è vero che anche la vicenda del Beverello, se vi ricordate, noi abbiamo alzato la voce sul Beverello, e oggi il Beverello, insomma, ringraziamo l'amministratore dell'autorità portuale Spirito, che comunque ha fatto uno sforzo per adeguare la portualità, e quindi, diciamo, l'attenzione è massima. Logicamente sapevamo che prima o poi, di fronte a tanta gente che viene a Capri, ma può capitare in tutti i posti, certo, qualche problema un giorno lo possiamo avere, questo è nel conto delle cose. Ma d'altronde o si lavora, apriamo l'isola, si lavora per cercare di reggere un autunno difficile che ci troviamo davanti, oppure, diciamo, apriamo l'isola sapendo che ci sono dei rischi, ma d'altronde la gente è pure a lavorare, quindi dobbiamo lavorare sì, ma nella sicurezza, ma anche per gli ospiti. Dal punto di vista alberghiero, sindaco, come sta andando sull'isola? Immagino che si sia perso qualcosa per strada, nonostante diciamo i mesi di chiusura. Scusatemi, però permettete, con tutto il rispetto, ma è chiaro, noi ci manca la clientela internazionale, che non certo. C'è. Ringraziando a Dio ci sono gli italiani, che in questo momento, e anche qualche straniero, che in questo momento compensa, anzi, secondo me è un fatto molto positivo questo, perché gli italiani finalmente hanno riscoperto che noi nel Golfo di Napoli abbiamo i posti più belli del mondo, abbiamo il mare più trasparente che c'è, e non c'è bisogno di andare a prendere l'aereo e andare in Caraibi a vedere un mare trasparente, basta venire a Capri, a Ischia, a Procida, cioè voglio dire, noi abbiamo delle risorse che forse ci siamo dimenticate per un po', quindi il turismo italiano è l'occasione per fargli rivedere e ricordare quelli che abbiamo. E questa è una bellissima notizia, perché in tanti temevano, voglio dire, la grande assenza del turismo straniero, invece il sindaco di Capri ci dice stanno aumentando gli italiani. Immaginiamo che tra Sorrento, Amalfi e altri posti che sono legati a doppio filo con la realtà caprese stia accadendo un po' la stessa cosa, perché anche lì si puntava forte sul mercato straniero. Allora, il mercato straniero rimane sempre per noi il mercato più importante che c'è, certo, perché tutto il sistema è impostato in questa maniera,
sono sicuro che appena che noi abbiamo avuto tante richieste di anche americane volevano venire, purtroppo loro sono impossibilitati a venire per tutti quei motivi che sappiamo. Quindi per noi la clientela internazionale rimane sempre una clientela importantissima, giusto o no? Questo, diciamo, è questa vicenda in realtà insomma fa insegnare, dobbiamo essere pure un po' nazionalisti e dobbiamo in Italia, dobbiamo dire che in realtà incominciamo a fare anche le vacanze nei nostri posti, che sono i posti più belli del mondo, quindi diciamo un'occasione per far conoscere anche a tanti turisti italiani quelli che abbiamo. Come no, io il 12 giugno sono stato in vacanza a Capri, sindaco, mi crede? Sono stato a fare 3 giorni sull'isola di Capri e sono stato benissimo. Lei è un esempio allora. Grazie allora al sindaco di Capri. Un'ultima battuta, sindaco, mancava pochissimo, già sono mesi che ne parliamo, rispetto all'istituzione dell'area marina protetta attorno all'isola di Capri. Da questo punto di vista si è fermato tutto, si sta andando avanti, com'è la situazione? No, stiamo andando avanti, diciamo, abbiamo i nostri assessori, in particolare l'assessore Paola Mazzini che segue questa vicenda col comune di Anacapri, stiamo andando avanti, siamo intenzionati ad andare avanti, quindi diciamo, anche perché diciamo, questa vicenda del Covid ha dimostrato diciamo, ancora di più la bellezza del nostro mare, sì, che è una grande risorsa, e quindi praticamente ci ha ancora convinto di più che la sua tutela in assoluto sia un bene, diciamo, che in realtà da lasciare alle prossime generazioni, ma che sia un bene che in realtà ci attrae un turismo di grandissima qualità. Quindi questo, andiamo avanti spediti senza incertezze. Perfetto, grazie al sindaco di Capri, Marino Lembo, per essere stato con noi in questo momento difficile. Sindaco, noi proviamo a tenerci in contatto per dare insomma le buone notizie dall'Isola Azzurra, speriamo di poter parlare di un caso isolato, questo di questi ragazzi che alla fine non ha lasciato tracce sulla nostra cara Isola di Capri. Io ci tengo a ribadire che diciamo, non ci risultano tracce sul territorio, sì. Questo è importante. E questo è già una cosa molto importante. Grazie a Marino Lembo per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Grazie.